Vai. Cosa accomuna un matrimonio, un gruppo jazz e i Deep Purple? La droga, direte voi. Ebbene, oltre alla droga vi è un altro elemento, meno conosciuto e meno mortale, che accomuna queste tre cose, l'organo Hammond. Questo strumento musicale nasce nel 1935 dalla mente di Lawrence Hammond, orologiaio americano. L'Hammond, chiamato così per semplicità dagli addetti ai lavori, è uno dei primi esempi di generazione del suono, non propriamente meccanica in musica. L'Hammond è infatti elettromeccanico. Cosa vuol dire elettromeccanico? Vuol dire, come ricorderete assolutamente dai vostri studi di elettronica, che è composto da una parte meccanica, ruote che girano con una certa frequenza, ed una parte elettrica, dei pick-up come quelli della chitarra che hanno il compito di catturare il suono e trasformarlo nell'assolo di Highway Star, dei Deep Purple, o nella marcia nuziale del matrimonio di quella tipa che mannaggia a te, te la sei lasciata scappare e ora si sposa con un ricco magnate. Quello che state vedendo nelle immagini in particolare è un Hammond A100, il più facile e completo da reperire al momento. Ha le stesse caratteristiche di un C3 o un B3, organi che si differenziavano poiché uno era portatile mentre l'altro era da casa. Ma questo modello costa meno perché non è stato l'organo più utilizzato dai musicisti di tutte le epoche. Ah, il marketing. L'Hammond ha alcune particolarità. Prima di tutto, per accenderlo dovete far partire il motorino di avviamento per alcuni secondi, questo mette a regime le ruote foniche, e poi avviene l'accensione vera e propria. Ora dovrete attendere solo che si scaldino le valvole termoioniche e potrete suonare utilizzando l'amplificatore interno oppure un Leslie esterno. Questo è un Lombardi 200 watt valvolare, ma i più comuni Leslie per l'Hammond sono il 122 e il 147. Come suona questo divino strumento? L'Hammond in esame ha due tastiere ed una pedaliera in legno. La pedaliera controlla i suoni bassi, mentre le due tastiere possono avere un setup diverso. Utilizzando i drawbars possiamo filtrare il suono in uscita da ogni tastiera ed ottenere più o meno armoniche, passando da un suono del genere tipico del film horror ad uno del genere. Mentre la musica da chiesa sfrutta la capacità dell'Hammond di produrre un suono tipo organo a canne, nel prog e nell'hard rock viene spesso utilizzato distorto. Ultimo, ma non ultimo, l'Hammond è dotato di un effetto vibrato, molto usato nel jazz e nella musica gospel, e di un riverbero, entrambi meccanici. Ci sono tuttavia altri modelli di Hammond, cioè quelli a spinetta, più piccoli e meno costosi, ma hanno anche un suono meno ricco. Successivamente la Hammond si ammodernò, trasformando i suoi organi in organi a transistor. Ma questo decretò il declino della casa americana. Per onor di cronaca, esistono altri organi, elettromeccanici e non. Alcuni originali, come il Farfisa Compact Duo, usato dai Pink Floyd, ed alcuni copie, ma non per questo di scarsa qualità, dell'Hammond, come gli organi pari, ditta italiana. E per ultimo, ma non per questo meno importante, cosa ascoltare per apprezzare davvero l'organo Hammond? Sì, ok, l'organo Hammond è stato utilizzato da moltissimi musicisti durante gli anni, ma chi ne è diventato davvero padrone incontrastato? Ci concentreremo ora solo sulla musica propriamente rock, come da tradizione del nostro canale. Prima fra tutte, Child in Time dei Deep Purple, in cui si sente bene l'utilizzo delle percussioni da parte di John Lord, e O Down degli Emerson, Lake & Palmer, nella quale si può apprezzare anche l'utilizzo di un altro strumento particolare, il Moog. Ma questa è un'altra storia. Grazie Gianni! Ciao Richard, grazie Gianni!